Gentili utenti di Assist Sportiva, appassionati di basket, ben trovati dal Palabasket Nando di Rio, dove è appena terminata la gara tra la Castellano Udas e la Partenope Napoli, vinta dalla Castellano 87-62. Siamo in compagnia del coach dell'Udas, Matteo Totaro. Coach, è arrivata questa prima vittoria in DNC, oggi davvero non si poteva sbagliare, una vittoria comunque meritata contro una squadra giovane come quella di Napoli. Meritata, sì, meritata fino alla fine, però abbiamo avuto dei cali di concentrazione durante l'arco della partita che penso che sia normale, però spero che non accadano poi nelle partite più importanti, perché lì poi ci fanno male. Qui i ragazzi sono arrivati fino a meno 8, poi dopo abbiamo ripreso a giocare di nuovo e siamo andati di nuovo sopra di 20-25. Chiedeva una giusta cattiveria, una giusta determinazione nel pre-gara, l'ha ricevuta dai suoi ragazzi? Sì, in parte sì, però facciamo ancora degli errori banali che vanno corretti, insomma vanno corrette alcune cose, sperando di raggiungere un po' la perfezione prima o poi, almeno in qualche partita che conta, di sbagliare poco. Nelle prossime gare difficili contro Trani e Nardò, quanto conta non avere quei momenti no, come è accaduto oggi nel terzo quarto, quando si è andati sopra di solo meno di 8 punti? Dovremmo ridurli al minimo, perché durante l'arco di una partita puoi avere dei momenti no, però bisogna ridurli al minimo, bisogna stare più concentrati, perché è quello alla fine. Capisco che giocavamo con una squadra di ragazzi e quindi un po' alla fine ti cala la concentrazione, però noi dobbiamo tenerla per 40 minuti, non per 40 ma per 35 bisogna tenerla. Ha affermato che questa contro la Partenope vi rilevava di che passo eravate fatti, ecco, che risposta ha ricevuto dai suoi ragazzi? Non questa con la Partenope, quelle altre due che ci aspettano, perché voglio dire, noi sì, siamo un gruppo, ancora stiamo cercando di trovare la nostra identità e piano piano cerchiamo di trovarla, insomma. E servono queste partite, adesso abbiamo due partite importanti, due partite dove conta, oltre al giocare bene, anche il gruppo. Sì, per chiudere, la prossima incontrerete Trani giovedì in trasferta, sarà sicuramente un ambiente caldo, una partita difficile, che gara appunto si aspetta? Come Trani, come Nardò, come c'è stato Scafati, cioè sono tutte squadre e partite che, voglio farti un esempio, mo io sentivo, sai, i risultati live, primo quarto erano 31-10 tra Benevento e Scafati, poi ci sono giocate punto a punto alla fine, cioè, quindi sono tutte partite che tu te le devi giocare per 40 minuti e cercare di fare meno errori possibili nell'arco dei 40 minuti, tutto qua. Ok, grazie coach, complimenti.